Arriva il weekend e noi vogliamo suggerirvi che cosa fare se restate in città. Dal 20 al 22 gennaio non potete perdervi l'appuntamento a Italy con il Festival della Carbonara, uno dei piatti tipici della cucina romana. L'ingresso è gratuito e per poter assaggiare i diversi piatti dei ristoratori ospiti sarà possibile acquistare una serie di dobloni all'entrata. Più o meno la media del costo dei piatti andrà dai 2 ai 6 euro. Torna venerdì e sabato 21 gennaio dalle 20 alle 24 l'appuntamento con Lara Comera all'Ara Pacis, un viaggio multimediale che vi farà scoprire com'era l'Ara Pacis alle sue origini e che vi farà rivivere le atmosfere di Roma a quel tempo. Se siete amanti del cinema, ma anche della musica, non perdetevi l'appuntamento proposto da Cinema 30, con Cinema per le vostre orecchie. Verranno infatti proiettate una serie di 7 documentari musicali per un lungo viaggio trasversale attraverso generi, autori, produttori e studi di registrazione, con DJ set e buffet ovviamente a tema. L'appuntamento di domenica 22 è con Enzo Avitabile Music Live. Fino al 22 gennaio al Teatro Olimpico è in scena La strategia del purgatorio. Pino Quartullo, Alberto Farina e Grazia Schiavo vi porteranno all'interno di una divertentissima commedia. Comicità, colpi di scena e bugie per fare luce sulle dinamiche di coppia e sulle crisi relazionali. Vi ricordiamo infine che domenica 22 gennaio tornano le domeniche ecologiche, quindi arriva il secondo stop per le auto. Il blocco andrà dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 fino alle 19.30. Il blocco questa volta terminerà con un'ora di anticipo per consentire a tutti i tifosi della Roma di raggiungere lo Stadio Olimpico, perché alle 20.45 si disputerà Roma-Cagliari.